Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Mobile Advisor. In questo video vi consiglio quali smartphone conviene acquistare ad oggi con un budget compreso tra i 100 e i 200 euro. Prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale se il video dovesse piacervi. Inoltre vi consiglio di seguirmi anche su Telegram perché su questa piattaforma vi aggiorno riguardo le attività del canale, pubblico gli scatti non compresi dei dispositivi che ho in prova, ma soprattutto vi segnalo i migliori prezzi Amazon per quanto riguarda gli smartphone. Detto ciò, inizio parlandovi di Xiaomi Redmi 5 Plus, reperibile per circa 150-160 euro nella variante da 32 GB, circa 175 per quella da 64, espandibili in entrambi i casi rinunciando alla seconda SIM. Questo smartphone è caratterizzato da un buon display Full HD Plus, da 6 pollici in 18 noni, dunque largo come un 5 pollici e mezzo in 16 noni, una batteria da ben 4000 mAh che in molti casi vi permetterà di completare due giornate di utilizzo con una sola carica, e una combo di CPU e GPU sufficientemente potenti da far girare le varie app e giochi più comuni senza problemi. Il comparto fotografico è di buon livello in rapporto al costo del terminale, ma se siete disposti a sacrificare Wi-Fi dual band, display Full HD e un po' di autonomia in cambio di un costo inferiore e un comparto fotografico decisamente più performante, allora dovete prendere in considerazione Xiaomi Redmi S2, dispositivo che, tralasciando le poche differenze che ho nominato, ha una scheda tecnica molto simile a quella del Redmi 5 Plus appena visto. A proposito di dispositivi molto simili tra loro, vi segnalo anche Xiaomi Redmi 5, smartphone esteticamente identico al Redmi 5 Plus, ma più piccolo, leggermente depotenziato e dal costo che si aggira sui 130 euro. Vi ricordo che di tutti questi prodotti e anche di quelli che vedremo a breve trovate i link per gli acquisti in descrizione. Il video è iniziato da poco e vi ho già parlato di tre Xiaomi e mi spiace informare chi non ama o chi non si fida di questo marchio che ce ne saranno altri nel corso del video. A tutte queste persone voglio far notare che se ultimamente si parla tanto dei dispositivi Xiaomi è perché hanno un eccellente rapporto qualità-prezzo e perché, da inizio anno, sono venduti ufficialmente anche in Italia. Se credete che questi siano dispositivi di scarsa qualità, andate a toccarli con mano nelle più famose catene di elettronica. E inoltre vi invito a prendere atto che Xiaomi non è l'ultima arrivata, ma un'azienda che sa il fatto suo e che per vendite di smartphone nel mondo e in Europa è il quarto produttore al mondo dopo Samsung, Huawei ed Apple. E nei prossimi anni vedrete che supererà anche alcune di queste. Scusatemi questo piccolo excursus su Xiaomi, ma l'ho ritenuto necessario, visto che ci sono ancora troppe persone che evitano questo marchio, pensando, erroneamente, che sia di serie B. A questo punto posso finalmente parlarvi di Moto E5, smartphone dal costo di circa 125 euro su Amazon, ma che nei prossimi mesi è destinato a raggiungere cifre prossime ai 100 euro, quantità di denaro secondo me più consona a quanto offerto dal terminale. Per circa 125 euro, infatti, vi consiglio di aggiungere qualcosina e prendere il Redmi 5, dispositivo decisamente più potente, con più RAM e memoria interna. Tuttavia Moto E5 ha un display di qualità leggermente superiore, fa meglio dal punto di vista fotografico e ha un'autonomia sensibilmente maggiore, grazie alla batteria da ben 4000 mAh. D'altronde, il collo di bottiglia di questo smartphone è costituito dalla scarsa potenza e dal basso quantitativo di memoria RAM e ROM. Questi tre elementi fanno sì che Moto E5 è consigliabile solo ad utenti che fanno un utilizzo davvero basilare dello smartphone. E adesso tocca ad un altro Xiaomi, il Mi A2 Lite, uno dei dispositivi che preferisco in questa fascia di prezzo, perché non gli manca nulla di importante, utilizza Android Stock, sarà aggiornato per almeno un paio d'anni, visto che fa parte del progetto Android One, ha un ampio display da 5,84 pollici di buona qualità in una scocca tutto sommato piccola, ha delle buone fotocamere, illimitato spazio di archiviazione su Google Photo alla massima qualità, è abbastanza veloce e ha una batteria da 2 giorni pieni di autonomia. Per 189 euro di listino nella versione da 3,32 GB e 229 euro per quella da 4,64 GB è davvero difficile chiedere di più, ma se ciò non bastasse sappiate che queste cifre sono destinate ad abbassarsi, visto che il terminale è appena arrivato sul mercato. Se desiderate uno smartphone sempre con Android Stock ma odiate la tacca e display 18 noni, allora potreste optare per il Mi A1, dispositivo dalla scheda tecnica molto simile a quella del Mi A2 Lite, ma con una batteria meno capiente e un supporto software a metà del suo corso. I dispositivi più maneggevoli, dei quali vi ho parlato fino a questo momento, sono Xiaomi Redmi 5, Mi A2 Lite e Moto E5, ai quali aggiungo Honor 9 Lite, smartphone dal prezzo che si aggira tra i 160 e i 180 euro. Non sarei corretto se non vi dicessi che il Mi A2 Lite, visto poco fa, batte in tutto, o quasi, questo Honor,
perché è più potente, ha il wifi dual band, sarà meglio supportato lato software e un'autonomia decisamente superiore. Allora, perché ho deciso di inserire comunque questo smartphone nel video? Perché Honor 9 Lite è un dispositivo che alla fine dei conti gira bene, ha un'autonomia nella media e rappresenta una buona alternativa per chi desidera un dispositivo compatto e preferisce la MIUI di Honor e Huawei ad Android Stock o all'interfaccia di Xiaomi. A proposito di Huawei, vi ricordo che il P Smart per software, scheda tecnica e dimensioni è praticamente un gemello di Honor 9 Lite. Moto G6 Play, come l'Honor appena visto, non ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ma la colpa è principalmente di Xiaomi, che ci sta abituando a caratteristiche tecniche importanti anche sotto i 300 euro. Tuttavia G6 Play ha il suo perché, visto che costituisce una buona scelta per gli amanti di Android Stock e delle gesture Motorola. Moto G6 Play è caratterizzato anche da un buon comparto fotografico e da una batteria importante. E lato prestazioni, pur non essendo nulla di eccezionale, proprio come Honor 9 Lite, si comporta bene grazie all'ottimizzazione Motorola che è da sempre al top. Moto G6 Play costa circa 180 euro, ma nei prossimi mesi il suo prezzo è destinato a scendere. Xiaomi Redmi Note 5 è il best buy indiscusso del momento. In negozio e venduto e spedito da Amazon nella variante da 64 GB costa solitamente un po' più di 200 euro, ma solo spedito da Amazon o tramite altri siti come Honor Buy è possibile portarselo a casa con poco meno di 200 euro e con circa 170 euro nella variante da 32 GB. Ma perché questo dispositivo è un best buy? Perché in quanto ad hardware e potenza bruta batte tutti i concorrenti in questa fascia di prezzo. Vi basti pensare che la CPU Snapdragon 636 a bordo di questo terminale viene utilizzata su dispositivi ben più costosi come Asus Zenfone 5 e Moto Z3 Play, che di listino costano rispettivamente 399 e 499 euro. Dunque, lato prestazioni, gaming e comparto fotografico, Xiaomi Redmi Note 5 è senza alcun dubbio il migliore in questa fascia di prezzo, e a ciò si aggiunge una batteria da ben 4000 mAh, che permette di coprire in media un giorno e mezzo di utilizzo con una sola carica. Questo smartphone è ottimo sotto tutti i punti di vista, è completissimo lato sensori e connettività, e l'unico assente di rilievo è il chip NFC. Insomma, secondo me Xiaomi Redmi Note 5 è lo smartphone da acquistare se avete un budget compreso 370 e 240 euro. A questo punto il video potrebbe finire qui, ma voglio proporre velocemente qualche soluzione più datata, che magari soddisfa le richieste di qualcuno. In attesa che Moto E5 raggiunga un prezzo di circa 100 euro, per quella cifra o poco meno, vi consiglio il suo predecessore Moto E4. Altri dispositivi dal costo massimo di 100 euro non ve ne consiglio, perché non ho trovato nient'altro di decente con almeno 16 GB di memoria. Altro dispositivo datato, ma con una scheda tecnica al passo coi tempi, è Asus Zenfone 3. Costa circa 170 euro, è ben costruito, ha una buona fotocamera dotata di stabilizzazione ottica, gira bene ed è aggiornato ad Android Oreo, suo ultimo aggiornamento quasi sicuramente. Se invece siete amanti di Android Stock, ci tenete agli aggiornamenti e alla qualità costruttiva, dovete prendere in considerazione Nokia 5 e 6, dal costo rispettivo di circa 130 e 170 euro. Per questi due terminali la dirigenza dell'azienda ha promesso che arriverà l'aggiornamento ad Android 9 Pie. E infine vi propongo un'occasione, Moto Z bianco, spedito da Amazon a 199 euro. Questo terminale ha come unico difetto un'autonomia non esaltante, ma per quanto riguarda potenza e parte multimediale, essendo un ex top gamma, dà la paga a tutti i dispositivi in questo video. Bene ragazzi, quelli di cui vi ho appena parlato sono gli smartphone che secondo me meritano di essere presi in considerazione sotto i 200 euro. Se avete qualche dubbio o siete indecisi tra due o più smartphone, non esitate a farmi delle domande nei commenti. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per farmi sapere se il video vi è piaciuto e per contribuire alla crescita di questa community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.